Benvenuti, come avevo accennato, siamo in diretta per far vedere la manovra anti-soffocamento. Abbiamo postato nei giorni scorsi una teleconferenza sulla manovra anti-soffocamento e dove avete potuto vedere come prevenirla, perché è una manovra che tutti dobbiamo imparare a fare, e fermatevi lì anche se non avete bambini, perché questa manovra per la vita vale per tutta la durata della vita, perché purtroppo il soffocamento da corpo estraneo può avvenire a tutte le età, non solo nei bambini, anche se la fascia più interessata è quella che va dagli 1 ai 4 anni di età, ma a tutte le età. Le altre età a rischio sono l'età dai 65 anni in su, aumenta il rischio. Il rischio è elevato inoltre anche nelle persone affette da disabilità e si può prevenire. Quindi adesso impariamo la manovra. La prevenzione vuol dire mangiare correttamente. In questi giorni che siamo a casa, anzi approfitto per ricordare a tutti che è importante questa, io resto a casa, anche se è dura, anche se con i bambini non si sa cosa fare, però qualcosa si può fare, ne potremo parlare in altre dirette. Se però succede, ricordatevi che il tempo di attesa del servizio di emergenza è tempo eccessivo, perché nessun servizio di emergenza arriverà in tempo per salvare un bambino o una persona che sta soffocando, perché dopo 5-6 minuti di arresto cardiorespiratorio iniziano dei danni cerebrali, dei danni che diventano irreversibili dopo i primi 6 minuti. Dopo 10 minuti le capacità di recuperare una persona sono veramente eccezionali, per non dire inesistenti. Ora vi ho fatto questa presentazione e ora vi lascio al video che ho preparato.